Salve a tutti, qui Divus che vi parla e vi dà il benvenuto a questo nuovo video dedicato alla lore di Destiny 2. In questo video ragazzi andrò a svelare i retroscena di lore relativi alla quest Linea 0, la missione attraverso la quale abbiamo potuto riprendere il Pandemia Primordiale in versione Destiny 2, il famoso fucile a impulsi intriso del potere della Siva. Essendo coinvolto ovviamente la Siva, non poteva mancare un massiccio e importante collegamento con la lore dei caduti, e in particolare con due figure che potrebbero essere cruciali proprio nel futuro di questa specie. Nel dettaglio mi riferisco a Mithrax e ad Eramis. Andiamo con ordine, partiamo proprio da Mithrax. Mithrax è un caduto che chi frequenta il mio canale avrà imparato indubbiamente a conoscere, perché l'ho menzionato più e più volte, gli ho dedicato video e ho dedicato anche un episodio di Divus Racconta. Comunque, per farla breve, Mithrax è un capitano caduto che ha deciso di fondare un nuovo casato, di cui si è anche autoproclamato Kel. Mi riferisco al Casato della Luce, un casato nato per portare avanti l'idea di un'alleanza tra i guardiani e i caduti, quindi prima una pace e poi un'alleanza. Infatti Mithrax si è messo al servizio della luce e del viaggiatore, e quindi il suo obiettivo in questo momento sembra voler guadagnare la fiducia dell'umanità per potersi poi alleare in senso stretto con la torre. Noi avevamo già incontrato Mithrax prima di questa missione, di questa quest, l'avevamo incontrato su Titano durante un'avventura in cui affrontavamo lui e un cavaliere. Noi potevamo uccidere entrambi, ma se avessimo risparmiato proprio Mithrax, lui non ci avrebbe mai e poi mai attaccato, lasciandoci anche l'obiettivo della missione senza minimamente compiere atti ostili. Qui lo troviamo ovviamente come inizio della missione finale, infatti lo troviamo un po' nascosto al rifugio, zona social di cui sostanzialmente ci eravamo dimenticati dell'esistenza, e poi lo vediamo che compare durante la missione, che ci assiste e ci aiuta nel recuperare l'arma. Ma perché Mithrax è intervenuto in maniera così pesante in nostro favore in questo contesto, durante questa missione? Per via proprio dell'altro caduto di cui voglio parlarvi, ossia Eramis, la ladra di navi. Come potete capire dall'aggettivo ladra, Eramis è una baronessa, quindi un caduto di sesso femminile, che fa parte della casata dei diavoli, del casato dei diavoli. Eramis era stata catturata e rinchiusa nella prigione degli anziani durante la guerra dell'atollo. Tuttavia, a seguito del caos immane che si è liberato in tutta la prigione, dopo la fuga dei baroni, è riuscita anche lei a scappare, portando con sé alcuni seguaci e accarezzando il sogno di ricreare il casato dei diavoli. Il suo obiettivo infatti sembra proprio quello di riunificare tutti i caduti che non vogliono accettare né la leadership di Mithrax, né la leadership di Fikrul, né la leadership di Varix, per creare un nuovo grande casato sotto la bandiera dei diavoli, una sorta di riunificazione dei diavoli, ma che porti con sé anche la riunificazione di tutti i caduti, però appunto sotto lo stendardo di Eramis e dei diavoli. Insomma, un piano un po' contorto, ma in realtà molto semplice. Insomma, lei si sente un po' l'archetipo del caduto pirata perfetto, viene anche definita così, la classica piratessa caduta, e quindi appunto brama un grande casato alle sue spalle, di e proprio caduti nel vero senso della parola, quindi ladri, violenti, pronti ad mettere le mani su tecnologie perdute. Noi sappiamo benissimo come i diavoli in passato siano stati strettamente collegati alla Siva. Infatti durante l'espansione Rise of Iron noi abbiamo dovuto proprio affrontare i diavoli tecnosimbionti, ossia membri del casato dei diavoli che si erano potenziati e infusi con la Siva. Ecco perché comunque Eramis intendeva mettere le mani sul Pandemia Primordiale, sul Pandemia Perfezionato, proprio perché era infuso del potere della Siva. Insomma, il Pandemia era una tecnologia comunque incredibile, e inoltre c'era questo discorso del forte collegamento tra i diavoli e la Siva. Ad ogni modo, nel piano di Eramis, avere il controllo della Siva sarebbe stata una carta davvero strepitosa per ottenere sia potere in senso stretto, ma anche per giustificare la sua leadership. Insomma, sappiamo benissimo che i caduti bramano questo tipo di tecnologie perdute, e la Siva è una delle tecnologie perdute più potenti che siano mai viste in Destiny. Ed ecco quindi che si giustifica l'intervento di Mithrax. Mithrax infatti ha scoperto che Eramis intendeva mettere le mani sul Pandemia Primordiale, raggiungendo appunto la cripta dei criptarchi, diciamo la sede principale dei criptarchi, dove erano contenute appunto le tracce di Siva del Pandemia Primordiale, e quindi ci ha assistito durante questa missione. Insomma, Mithrax ha voluto darci un segno della sua buona volontà. Infatti non ha agito, diciamo, da solo, ha preferito che agissimo noi, e ci ha lasciato
lasciato anche la ricompensa. Come a voler dire, guardiani, potete fidarvi di me. Io sono venuto qui, vi ho avvisato del piano di Aramis, vi ho assistito, ma vi ho anche lasciato la ricompensa. Quindi è un gesto squisitamente generoso, perché alla fine Mitrax cosa ha avuto in cambio concretamente? Nulla. Solo la gratitudine dei guardiani, la gratitudine della torre, è una sana dimostrazione di buona volontà. Questo tipo di approccio da parte di Mitrax è indubbiamente molto interessante. Ad ogni modo il destino dei caduti ormai sembra appeso a un filo, nel senso sono sull'orlo dell'estinzione, questo l'abbiamo già detto in altri video. Sembrano ormai decisi a trovare una soluzione, perché il casato del tramonto, che era il casato che ha riunito i caduti dopo gli avvenimenti di Destiny, quello color blu viola, ormai si sta avviando lui verso il tramonto. Ci sono dei nuovi possibili leader, e di questo ne avevamo avuto già testimonianza nei rapporti di intelligence ricevuti da Aunor e dalla rete degli occulti, in cui si indicavano vari possibili leader per i caduti. Insomma, i caduti sono a disperata ricerca di un nuovo leader. Uno di questi potrà essere appunto Mitrax, con la sua buona volontà di allearsi con i guardiani. Un altro leader potrà essere appunto Aramis, per coloro che intendono continuare a vivere come i caduti più classici che abbiamo conosciuto in Destiny, senza fare un passo in avanti. Vi è poi Fikru, che è ancora vivo, capace di manipolare ovviamente i caduti e trasformarli in infami attraverso l'etero oscuro. Questa è la scelta più radicale, che andrebbe a cambiare per sempre la forma e il destino dei caduti. E poi non dimentichiamoci appunto che vi è Varix, che è in questo momento non sappiamo bene dove sia, ma sappiamo che si è autoproclamato Kel del casato del giudizio e sembra addirittura accarezzare il sogno di avverare la profezia del Kel dei Kel, quindi un Kel che vada a riunire tutti e a riportare all'antica gloria gli Lichni ormai disperati e dispersi nel sistema solare. Vedremo cosa farà Varix, per ora resta un po' sullo sfondo. Certo è che questa crisi caduta, che potrebbe porre fine all'esistenza dei caduti se non si cercherà di trovare un accordo o se un leader forte non riuscirà a prendere il potere, si inserisce in un momento in cui una minaccia immane sta per arrivare sul sistema solare, sta per arrivare contro tutti noi caduti compresi, ossia l'oscurità e le navi a piramide. I caduti quindi devono risolvere le questioni in sospeso al più presto possibile, perché non c'è tempo da perdere dietro a continue guerre intestine, anche perché alcuni caduti combattono ancora contro i guardiani, contro i cabal, eccetera, quindi il loro numero si assottiglia mese dopo mese. L'oscurità imminente potrebbe dare il colpo di grazia ai caduti, che potrebbero non sopravvivere all'incontro appunto con le navi a piramide. Ragione per cui, ragazzi, secondo me, se Bungie ha un po' di sale in zucca, deve sfruttare questo argomento per un possibile contenuto di quello che dovrebbe essere l'annual pass che concluderà Destiny 2, quello che secondo me avrà anche Savathun come degli elementi. Magari potrebbero essere due sull'alveare e uno sui caduti, andando proprio a diradare la nebbia sul futuro di questa fazione. Magari noi saremo responsabili della sconfitta di Aramis, magari quindi Mitrax potrà prendere il posto che merita al nostro fianco come leader caduto di ampio respiro, con l'incognita Varix, su cui ancora sinceramente non saprei cosa pensare. D'altro canto, Bungie potrebbe giocarsi la lore dei caduti come appunto mera lore testuale, narrativa di secondo piano, tramite qualche quest secondaria, qualche pezzo di armatura, ma sinceramente mi dispiacerebbe un po'. I caduti sono sempre stati trattati in maniera un po' altalenante da Bungie, diciamo nella prima parte di Destiny avevano avuto il loro ruolo con Skolas, molto interessante, poi hanno avuto una lunga pausa, erano tornati in auge con i Signori del Ferro appunto, e un po' adesso con gli Infami. Però insomma la loro razza, la loro specie merita secondo me una conclusione degna, con un bel contenuto incentrato su questi personaggi. Insomma, come diceva My Name is Beef, uno dei più grandi lore master in circolazione, insomma, questo trono di spade in versione caduti potrebbe essere davvero molto interessante, con tutte queste varie leadership e queste varie ideologie che si vanno a scontrare. Ripeto, mi piacerebbe anche molto affrontare Aramis, sembra un personaggio interessante, magari caratterizzato bene potrebbe diventare un bel antagonista per un'espansione minore. Aramis non sarà mai un antagonista alla portata di Savathun, di un Oryx o delle navi a piramide, però insomma quell'antagonista secondario, come in un certo senso era stato anche Skolas, non sarebbe affatto male. Insomma, vedremo. I caduti meritano secondo me un trattamento importante anche per la loro parabola finale e conclusiva. Ad ogni modo, la quest della pandemia primordiale risulta una delle più interessanti di Destiny a livello di lore, proprio perché ci dimostra come
quella possibile alleanza tra caduti e guardiani stia diventando passo dopo passo più concreta. Insomma, spero che Mithrax abbia successo, perché io sogno dagli albori di Destiny 1 di combattere a fianco ai caduti e non sempre e solo contro di loro. Quindi insomma ragazzi, incrocio le dita, speriamo che Mithrax venga ascoltato. Come al solito ragazzi, vi ringrazio per la visione e vi lascio con un paio di domande. Chi vorreste voi come leader supremo dei caduti? Mithrax come alleato fedele? Varix con le sue intenzioni misteriose? Eramis come classico nemico della torre? O il misterioso e potente Fikrul? Seconda domanda, avete ottenuto l'arma appunto pandemia perfezionata? Vi piace oppure la trovate un po' sottotono? Fatemelo sapere nei commenti, vi ringrazio nuovamente, vi invito a lasciare un mi piace al video e ad iscrivervi al mio canale se appunto il video vi è piaciuto, porto Destiny, Marvel Cinematic Universe e anche qualcos'altro. Potete seguirmi anche su Facebook e su Instagram cercando Lorenzo Divus su entrambe le piattaforme. Vi ringrazio per l'ultima volta e ci vediamo a un prossimo video. Ciao a tutti!